Piacentini. Io sono Daniela. Sono Maria Antonietta. Sono Riccardo. Sono Enzo Grandini e faccio parte dell'associazione Il Mondo Che Vorrei. Quella maledetta notte, un treno composto da 14 cisterne con gas petrolio liquefatto ha deragliato ed è entrato nelle case delle persone. Dopo 3 minuti il gas prende fuoco e nell'incendio porta via con sé 32 persone. Quella notte ho perso mia moglie Stefania di 40 anni, mio figlio Luca di 4 e mio figlio Lorenzo di 2. Sono la mamma di Emanuela, la mia bambina di 21 anni, che dopo 42 giorni di agonia è morta con le ustioni sul 98% del corpo. Nel 2010 i familiari hanno voluto dare un segnale molto forte, facendo sorgere l'associazione Il Mondo Che Vorrei. E da allora noi stiamo combattendo una battaglia che, oltre a cercare la verità e la giustizia nelle sedi opportune, stiamo portando in giro per l'Italia i contenuti della nostra associazione, ovvero una battaglia che va ben oltre la singola verità nel processo, perché ci sono delle cose che non possono essere taciute. Perché la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, la strage ferroviaria, un incidente sul lavoro che si è trasformato in strage, non è solo roba nostra, ma è roba di tutti, di ogni cittadino italiano, perché i treni passano dappertutto. È successo a Viareggio, ma poteva accadere in qualsiasi altra parte. Durante questi 6 anni abbiamo incontrato 2 splendide persone, Massimo e Luigi. Loro si sono avvicinati in punta di piedi al nostro dolore e sono riusciti a tradurlo in un piccolo corto che è bellissimo. È bellissimo perché è positivo. Ed insieme a loro abbiamo iniziato un percorso importante per realizzare un documentario, Il sole sulla pelle. Noi abbiamo messo nelle mani di Luigi e Massimo la nostra vita, il nostro dolore, il nostro prima e il nostro dopo. Naturalmente abbiamo bisogno di un aiuto economico per poter tradurre tutto questo in un documentario che dia ancora un senso più compiuto alla nostra strage. Quindi vi chiediamo un aiuto economico, qualsiasi esso sia, e di questo vi ringraziamo di cuore. Dopo la tragedia c'è tanta vita, c'è tanta bella vita, e noi dobbiamo combattere, come stiamo facendo da 6 anni, per dare dignità alla morte dei nostri figli.